Ciao ragazze, oggi ho deciso di farvi vedere, visto che sono in fase di costruzione delle mie unghie, una sorta di effetto vetro. Allora, io oggi volevo mettere questo lilla. Allora, visto che svariate volte mi avete chiesto come faccio questi French sfumati, allora oggi, visto che sono in procinto di farlo, facciamo anche il video. Allora, io ho scelto il viola e ho già costruito tutte le mie unghiette. Allora, vediamo se riesco bene a farvi vedere. Ok, allora io faccio la parte del French con lo spot perché mi è un po' più semplice. Quindi allora bisogna caricare bene la parte del French per riuscire anche a delineare quello che è. Anche sporcacciato, ma potete tranquillamente pulire. Ok, si riesce a vedere con questa luce. Allora, qui dove fate un po' fatica, possiamo prendere un micro pennellino, ok, e fare la zona del baffettino. Ok, è una fatica immane riuscire a fare le cose in queste condizioni. Allora, togliamo questa bavatura. Ok, una volta che abbiamo caricato bene la zona del contorno senza paura, si prende un altro pennellino, sempre piccolino, tipo così, che è quello che uso per sfumare, e poi tiro un pochettino quello che è la parte in eccesso verso la punta. Ok, è una cosa molto semplice. Se la parte, diciamo, della zona French sia un po' diluita troppo di glitter, andiamo a ripassarci. Quindi in sostanza questo, che poi qua nel video sembra che non ce ne siano proprio qua intorno, invece è super carico, quindi è molto semplice questa cosa. Molto delicati, si tira verso la punta. Appena appena, e quindi comunque rimane la trasparenza, però la zona, diciamo, del French è bello carico. Poi vi metterò il video del risultato finale dell'unghia. Quindi questa in sostanza è il lavoro da fare quando si vuole sfumare un French con un glitter. Potete farlo anche con due colori, qua lo fate un po' più carico. Come al solito, questa fotocamera ogni tanto mi fa gli scherzetti. Ecco, quindi in sostanza il lavoro è più o meno questo. Quindi avete poi la zona della punta così un po' più sfumata e stavo dicendo, se volete potete mettere anche un colore pieno, tipo un viola, senza glitter nel contorno, e mettere un po' di glitter nella zona qua e poi sfumarli assieme. Però questo qua è, diciamo,
il mio effetto vetro, perché poi sotto vedete che si vede la trasparenza, che adesso essendoci il sole in questi giorni fuori è bellissimo il risultato. E al prossimo video, ciao a tutte.